Mentre il governatore della Campania, Stefano Caldoro, esprime soddisfazione per la sentenza del TAR, sottolineando che non c'è mai stata una disputa sui nomi e che la priorità della regione è sempre stata quella di garantire trasparenza ed una buona sanità, i docenti del Dipartimento di Medicina e Chirurgia in una lettera hanno preso posizione sul documento che alcuni primari dell'ospedale di Salerno giorni fa inviarono al Ministero della Sanità. Per i docenti la caduta di stile che si ravvisa nel documento è la dimostrazione della poca apertura e disponibilità al dialogo, alla collaborazione e all'integrazione all'interno dell'azienda. I docenti ribadiscono di essere pronti a far valere la legge e non piegarsi a soprusi o prevaricazioni. A noi non importa sapere chi dirigerà l'ospedale, è importante che ci sia collaborazione nell'interesse dei pazienti, degli studenti e delle famiglie. A dichiararlo il direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Mario Capunzo, che è anche uno dei candidati alla carica di rettore. È un documento che va nella direzione di un superamento di tutto quello che è avvenuto in questi mesi, che ha semplicemente penalizzato innanzitutto gli ammalati e poi gli studenti, che rappresentano il bene superiore a cui noi tutti dobbiamo pensare. Ecco, trascorsi i famosi 60 giorni, no, di cui si è parlato, che cosa vi aspettate con la nomina del nuovo direttore generale del Ruggi? Noi ci aspettiamo semplicemente che l'azienda ospedaliera universitaria possa vivere una situazione di normalità, che possa essere in qualche modo rilanciata. Indubbiamente in quest'ultimo periodo c'è stato un rallentamento delle attività, non lo dico io, lo dicono i sindacati, non lo dice l'opinione pubblica. Noi dobbiamo fare in modo che questa azienda possa vivere una condizione di normalità, possa usufruire anche delle competenze professionali e scientifiche che oggi l'università mette a disposizione. Tutto questo a prescindere da chi sarà il nuovo manager del Ruggi? Non siamo proprio entrati nel merito della questione dei nomi. Noi abbiamo semplicemente detto che ci vuole una persona che sia di alto profilo, che sia una persona di capacità manageriali, e soprattutto una persona che sia in grado di favorire l'integrazione tra le due componenti, quello ospedaliero e quello universitario. La Lenzi andrebbe bene? Ma io sui nomi non mi pronuncio, nessuno di noi si è pronunciato. Noi sarebbe un errore pronunciarsi sui nomi in senso positivo o in senso negativo.